Agri Travel Expo 2021. Dal 17 al 19 settembre vi aspetto presso la fiera di Bergamo. Sono molto legata a questa fiera, a questo evento, perché parla un po' di tutte le tematiche che hanno a che fare con l'Unconvention Hospitality, ovvero tutto ciò che è sostenibilità, cultura, territorio, accessibilità e ovviamente cibo, enogastronomia, quindi che è parte integrante nel momento in cui c'è bisogno di scoprire le tradizioni e la cultura appunto di un territorio. Oltretutto in questa fiera troveremo tutto ciò che è turismo legato alla montagna, quindi non solo turismo sportivo in sé, ecco, tutto ciò che è legato ai cammini, al trekking, al viaggio spirituale, ecco, anche perché diciamo nel momento in cui facciamo dei viaggi possiamo connetterci ancora di più non solo con la natura, col territorio, ma anche un po' con noi stessi, ecco, quindi la cosa bella oltretutto è che mi piace parlare non solo quindi di turismo lento, slow travel, slow tourism, ma o di turismo esperienziale, ma di turismo responsabile, ecco, questa è la parola magica, responsabilità, che ci deve toccare un po' tutti nel momento in cui facciamo le scelte, non solo nel nostro quotidiano ma anche quando si tratta di viaggiare, per l'appunto dobbiamo essere sempre più consapevoli e responsabili del fatto che dobbiamo tutelare, rispettare e valorizzare il nostro territorio. Con me ci sarà quest'anno, terremo una serie di seminari di cui vi parleremo più avanti. Ci sarà Paola Puzzovio, la fondatrice del progetto Tag in Italia e Tag in Puglia, qualcuno avrà avuto modo di conoscere in questi mesi insieme a me, ecco. Tagging significa turismo enogastronomico, quindi ci saranno, racconteremo una serie di case story di successo di alcune reti di impresa nel settore enogastronomico che sono messe insieme per un obiettivo ben comune, quindi la valorizzazione dei prodotti dell'agroalimentare all'interno di un determinato territorio. Vi sveleremo nuove figure professionali che andranno, diciamo, a supporto nel settore turistico e ricettivo, anche qui non vi sveliamo ancora nulla. E con me ci saranno anche uno più esponenti ragazzi della IAT di Cernobbio, che è l'Accademia Internazionale Turismo e Ospitalità. E oltretutto ci sarà, se andate sul sito agritravelexpo.it, ci sarà un contest, dillo con un video, ecco, mettiamola così, per la giornata mondiale del turismo, che è il 27 settembre. Quindi cercate un po' di capire come partecipare, non perdetevi questa occasione. Nel momento in cui saremo presenti in fiera avremo anche un piccolo spazio dove potremo fare delle video interviste a tutta una serie di diciamo partecipanti e attori che saranno presenti in questi tre giorni, ecco, quindi avremo modo di raccontarvi un po' in diretta e un po' dopo quello che avviene in questi tre giorni, ecco, quindi ci divertiremo come sempre. Ebbene, vi manderò poi un altro video prima della presenza diciamo fisica lì a Bergamo, e poi vi dico anche che ci sarà la parte online dal 27 al 29 di settembre per gli operatori, dedicata solo a loro, ecco. Ma non vi svelo nient'altro, per il momento è tutto, e ringrazio di cuore Stefania Pendezza, che è la project manager di questo evento, e Daniela Signorelli, che è la coordinatrice, quindi colei che ci aiuta a organizzare e a sistemare un po' tutto, ecco. Grazie di cuore per averci dato questa splendida opportunità di dare il nostro contributo e fare qualcosa per il nostro territorio, per il nostro paese. Ciao!